Palazzo Cesaroni è la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria. Fu fatto costruire fra il 1898 e il 1903 dal ricco imprenditore Ferdinando Cesaroni su progetto dell'architetto Guglielmo Calderini. Per la costruzione del palazzo furono utilizzate pietre locali e manufatti in cotto, come si può vedere nel cornicione scultoreo del sottotetto e nella loggetta sovrastante. Entrando ci si trova subito di fronte all'aula consiliare. Fu realizzata nel 1977, quando Palazzo Cesaroni divenne la sede del Consiglio della Regione Umbria, in quello che era l'originario cortile interno. Qui si apre il grande scalone con le sue decorazioni leggere e luminose, arricchite da motivi floreali e culminante in una volta. Il lucernario è ornato da gruppi di figure femminili che simboleggiano le arti della musica, danza, poesia e canto. Negli angoli, in un leggiadro e ritmato stile liberty, sono rappresentate l'agricoltura, l'architettura, il commercio e l'industria. Nel grande salone del piano nobile, oggi noto come Sala Brugnoli, proprio dal nome del suo decoratore, spicca la danza delle ore, una danza di fanciulle avvolte in leggeri veli colorati. Ad esse si affianca la corsa dei cavalli, che simbolizza la fuga del tempo. Nei 12 ovali al di sotto della volta sono raffigurati altrettanti segni zodiacali. Gli arazzi e le figure femminili che ornano gli specchi sono invece opera di Domenico Bruschi. Altri spazi architettonici sono arricchiti da tempere e stucchi preziosi, come i corridoi e le sale del quarto piano. Dall'elegante torrino che completa Palazzo Cesaroni si può scoprire tutta la città di Perugia e godere di un vasto panorama. Per saperne di più, basta digitare consiglio.regione.umbria.it.